Vogliamo chiaramente parlare con i medici, con gli operatori, con i cittadini, con le associazioni, con tutti coloro che in modo diverso concorrono proprio al benessere e alla salute delle persone. Con una delibera di giunta approvata lo scorso 8 marzo, il Comune di Napoli avvia un'attività di sistematica osservazione della salute pubblica con lo scopo di migliorare la qualità della vita in città. Se ne è discusso questo pomeriggio a Palazzo San Giacomo, evidenziando il carattere multifattoriale del concetto stesso di salute. La salute dei cittadini significa parlare della persona in un ecosistema. Oggi noi vogliamo parlare proprio di questo. Vogliamo parlare della cura, che non è soltanto cura sanitaria, della salute, che non è soltanto la sanità, ma che è l'attenzione alla persona in un ecosistema che evidentemente ha bisogno di attenzione e di cura e di proprio manutenzione. Significa quindi cura dell'ambiente, della qualità della vita, del cibo, ma anche di tutti quegli aspetti che nella vita delle persone assumono una rilevanza enorme rispetto anche al benessere non soltanto fisico ma anche psicologico, anche il benessere che riguarda per esempio le relazioni tra le persone. L'OMS definisce la salute come un vero e proprio stato di benessere fisico, psichico e sociale che va al di là della mera assenza di malattie. Quindi questi sono dei veri e propri presupposti affinché il benessere individuale e soprattutto il benessere collettivo va a spalmarsi su una serie di fattori. Possono essere questi sociali, possono essere questi culturali e anche fattori di tipo ambientale. È necessario quindi considerare la salute come un vero e proprio benessere che non sia solo un benessere individuale, ma un benessere che riguarda la collettività. Una collettività che ovviamente deve rispettare tutta una serie di regole affinché si possa avere una città in salute e soprattutto che non nuoce alla collettività.